a tutti e bentrovati a questo appuntamento 3 gran minuti che per una volta esula dal discorso calciomercato, anche se sono ore frenetiche e il calciomercato vedrà la chiusura, lo ricordo, lunedì 5 ottobre alle ore 20, ore frenetiche soprattutto per la Juventus perché sta lavorando incessantemente nel tentativo di far registrare quelle cessioni che le consentirebbero l'inserimento di nuovi elementi in organico. L'unico aggiornamento però che ho in questo momento da darvi è semplicemente un'ulteriore conferma sulla volontà della Juventus di fare l'affare Enrico Chiesa, perché proprio questa mattina da Firenze mi confermano che tra le parti ci sarebbe l'accordo. Però, ovviamente, per poter far registrare questa operazione, la Juve deve liberare spazio, deve fare almeno una cessione. Ma veniamo a quello che è l'obiettivo di questi 3 gran minuti, ovvero i sorteggi Champions, perché quest'oggi alle ore 17 partirà ufficialmente l'avventura europea della Juventus di Pirlo, Juventus che è sita in prima fascia e gironi che prevederanno ovviamente una squadra di prima, una di seconda, una di terza e una di quarta fascia. Pertanto analizziamo le formazioni, o perlomeno vediamo quali sono le formazioni di queste delle relative fasce. Una seconda fascia è ricchissima, importantissima, composta da due grandi di Spagna, Barcellona e Atletico Madrid, tre grandi della Premier League, ovvero le due di Manchester più il Chelsea, dal Borussia Dortmund, dallo Shakhtar Donetsk e dall'Ajax. Pertanto, lo ribadisco, una seconda fascia che prevede squadre di assoluto livello, da qui uscirà almeno un'avversaria della Juventus, sarà sicuramente una lotta affascinante per la conquista della prima posizione. La terza fascia, invece, prevede formazioni interessanti, che sono le tre italiane che non potranno finire nel girone con la Juventus, ovvero Atalanta, Lazio ed Inter, la Dinamo Kiev, il Lipsia, rivelazione della passata Champions League, il Salisburgo, l'Olympiakos ed il Krasnodar. Poi abbiamo una quarta fascia composta da Lokomotiv Mosca, dal Marsiglia, dal Borussia Mönchengladbach, dal Bruges, dal Rennes, dal Ferencváros e da due sconosciute che sono il Midtjylland, squadra danese, e dal Başakşehir, che è una squadra turca. A questo punto io vi chiedo di fare il vostro pronostico, di lasciare qui sotto nei commenti quello che secondo voi sarà il girone che uscirà dai sorteggi, quello che ovviamente riguarderà la Juventus. Vediamo poi di commentarlo successivamente quando saranno usciti i gironi, vediamo se qualcuno di voi avrà indovinato. Io così per gioco do il mio pronostico e dico che la Juventus finirà in un girone interessante con Atletico Madrid, Dinamo Kiev e Midtjylland, squadra danese. A questo punto io ho concluso, vi do appuntamento ai prossimi 3 gran minuti. Mi raccomando, lasciate nei commenti il vostro pronostico, vi invito a mettere like al video, a iscrivervi al canale e ci sentiamo poi per vedere se qualcuno di voi avrà azzeccato il girone della Juventus. Ciao a tutti! Iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete like al video, seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!